prima cosa mi unisco ovviamente al saluto per l'Opera Don Calabria che ci ospita, il saluto al Presidente Barletta, alle signore e ai signori assessori, al Presidente Maurizi, ai cittadini, alle colleghe consigliere e ai colleghi consiglieri. Presidente, il Movimento 5 Stelle non ha presentato emendamenti alle sue linee programmatiche poiché abbiamo rilevato una diffusa genericità delle proposte, spesso riconducibili a semplici e buone intenzioni, senza il supporto di precise indicazioni su come realizzare i vari punti. Ci riferiamo ad esempio al superamento del modello adottato per il fenomeno dei campi nomadi, ma non viene indicato come, alla creazione della Casa della Partecipazione, senza dire che fine farà la Casa del Municipio istituita dalla precedente amministrazione, passando per la gestione di una quota del bilancio da parte dei cittadini senza specificare con quali strumenti e quali autonomie. Vengono citate le uniche due biblioteche presenti nel nostro territorio, ma non esistono riferimenti concreti rispetto all'eventuale apertura di nuove biblioteche in presenza di un'evidente carenza di spazi culturali. Si parla della mappatura delle condizioni degli edifici scolastici, dimenticando che le nostre strutture tecniche hanno già provveduto ad effettuare tale attività, indicando le necessità di ogni singolo edificio scolastico e non, per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro. La lista sarebbe ancora lunga, ma il tempo è limitato. Malgrado questa premessa, vogliamo tuttavia ribadire quale sarà la posizione del Movimento 5 Stelle nella consiliatura appena iniziata. Rileviamo nelle linee programmatiche, a conferma di quanto già verificato in altre sedi, una certa corrispondenza di intenti su alcuni aspetti che hanno fatto sì che alcune proposte del nostro programma siano riportate anche in quello dell'attuale governo del Municipio. Indipendentemente dalle reciproche rivendicazioni di paternità e primogenitura, siamo contenti che altre forze politiche abbiano voluto inserire nel proprio programma iniziative mirate al bene comune dei cittadini. Su quanto condividiamo, in linea di principio siamo pronti ad un lavoro costruttivo, purché nel declinare gli intenti si tenga sempre presente quanto già affermato in ottica di trasparenza e partecipazione dei destinatari dei vari provvedimenti. Su quanto ci troviamo in disaccordo, garantiremo comunque un'opposizione seria, se all'interno delle regole, ma ferma nella verifica della volontà dei cittadini rispetto ai provvedimenti che saranno approvati. Proprio sulla trasparenza e la partecipazione, signor Presidente, le linee programmatiche affermano la volontà di rendere il Municipio una scatola di vetro. Mi permetta di sottolineare che questo obiettivo si consegue con uno spettro di interventi ben più ampio di quelli ipotizzati nel documento programmatico, che a questo punto consideriamo un punto di partenza, da cui sviluppare una vera volontà per mettere a disposizione dei cittadini ogni tipo di informazione. Per questo chiediamo come prima manifestazione del nuovo rapporto di fiducia la pubblicazione dei curricula dei componenti della Giunta appena costituita. A seguire immaginiamo di poter contare sulla pubblicazione di ogni singola spesa e del processo di determinazione delle scelte relative alle commesse e agli appalti che questo Municipio effettuerà nei prossimi 5 anni, oltre ovviamente ad una verifica virtuosa dei risultati e della bontà dei lavori svolti in ogni contesto. La partecipazione dei cittadini all'indirizzamento delle disponibilità economiche e alla determinazione delle priorità sarà un altro punto di attenzione su cui la inviteremo a lavorare. Rivendichiamo con forza, a garanzia del processo appena descritto, la Presidenza della Commissione di Controllo e Garanzia. Il Movimento 5 Stelle ha fatto della trasparenza una precisa volontà programmatica. E riteniamo quindi utile affidare a noi il necessario supporto ad un processo di rinnovamento e di rottura col passato. Auguriamo a lei e alla sua Giunta un buon lavoro. Saremo puntuali nel riferire ai cittadini quanto farete e a rappresentare quell'elemento di garanzia per la realizzazione del programma per cui siete stati prescelti per governare il nostro Municipio. Grazie a tutti.